Da centinaia di anni la Lanterna di Genova illumina la città e il suo porto, confermando il suo ruolo di simbolo della superba. Questa sera, per la prima volta dopo qualche secolo, tornerà ad essere anche un mezzo per comunicare alla città eventi particolari. Lo farà con speciali illuminazioni e giochi di colori a LED che verranno attivati solo in circostanze davvero rappresentative come feste nazionali o celebrazioni. I genovesi potranno vedere in diretta streaming, quindi o nel megaschermo di Palazzo Ducale, oppure sui device seguendo i canali social di Slam, della Lanterna, del comune, del Carlo Felice, la diretta streaming, è l'evento che vedrà abbinate le nuove luci che illumineranno il monumento e la musica donata dal Carlo Felice. Saranno tre canzoni, di cui una proprio recentissima registrata una settimana fa, che viene praticamente presentata in anteprima, e vedrà un quarto d'ora di giochi di luci per dimostrare appunto questo nuovo impianto donato appunto dal capofila del progetto che è Slam. Questa funzione permetterà al faro di recuperare quella di palinsesto come accadeva in passato. Dalla torre infatti venivano calati simboli colorati o accesi a seconda della notte o del giorno in base agli eventi. Si accenderanno le luci colorate poi da domani solo in occasione delle giornate delle Nazioni Unite, UNESCO o ricorrenze nazionali come la Festa della Repubblica o il 25 aprile, quindi comunque in modo ovviamente consono, però permetteranno al faro di recuperare questa antica funzione ed è la chiusura delle celebrazioni dello scorso anno per il 690esimo dall'installazione del primo lumino ad olio che poi diede il nome alla lanterna propriamente detta, e siamo quindi nel 1326. Chiusa con questo evento, se ne apre in realtà un'altra strada, perché ci porterà questo anno al 2018, in cui il faro celebra gli 890 anni dalla sua prima costruzione.